Sei presente a questa tornata elettorale con una lista civica? Come mai hai scelto questa via del civismo? Giustamente io vengo dalla linea di Salvini dove dice lui dà largo ai giovani, anche prima esperienza, che sono ragazzi da puntare e purtroppo a livello regionale hanno scelto Roberto Angelucci, che è una bravissima persona, un signore normale, una brava persona, però che non mi rappresenti a livello come primo cittadino qui di Francavilla. Ci pare di capire che non è molto in linea con quello che è avvenuto negli ultimi anni a Francavilla, perché logicamente vuole un cambiamento anche radicale. Di che cosa è allora, secondo Gianluca Baldassarre, che a Francavilla non va? Allora, Francavilla, basta dire che il bilancio più o meno sta sui meno 8 milioni di euro. Più di questo io non posso aggiungere altro perché quella è una carta d'identità che tu dai alla tua popolazione, ai tuoi amici concittadini di Francavilla. Quindi c'è da lavorare, da rimboccarsi le maniche e veramente lavorare, lavorare sodo. Ad esempio, come si potrebbe fare, collaborando anche con i cittadini per far sì che possa crescere, possa tornare questo lavoro? Allora, assolutamente sì, il lavoro anche se non c'è bisogna crearselo. Io nel mio programma, uno dei tanti punti del mio programma è la riqualificazione del fiume Alento, dove si potrebbe andare a mettere benissimo 20-30 prefabbricati per ognuno dei due lati e dare la possibilità che solo i residenti di Francavilla, io amo Francavilla, per me Francavilla e francavillesi al primo posto. Dopodiché possono venire anche gli altri. In che senso? Questi li farò un bando, ovviamente inizierò a aiutare persone con difficoltà economiche, quindi con l'ISEE basso, inizierò a dare loro questi prefabbricati da 100-200 metri quadrati, che ognuno di loro, ovviamente con le qualifiche giuste, inizierà a dare tipo bar, ristoranti, pizzerie e quant'altro, a tutte e due le estremità, così di portare i cosiddetti navigli, che è un grandissimo parolone, a Francavilla dove c'è la concentrazione di tutti lì.